Io ho avuto il privilegio di conoscere Illich, di l'ho incontrato come pensatore nei libri, e oggi volevo appunto riflettere su un concetto che appare esplicitamente nel pensiero di Illich solo negli ultimissimi anni, in particolare le due forse ultime testimonianze del suo pensiero, cioè nell'intervista a David Cayley pubblicata col titolo The Corruption of Christianity e in The Rivers North of the Future, cioè il fiume nord del futuro, che il sottotitolo presenta come il testamento di Ivan Illich, raccolto dallo stesso Cayley. Si tratta, come sapete, di due testi che in parte si sovrappongono e si ricalcano, ma in cui è innegabile, credo, che Illich abbia inteso fornire, se non un testamento, almeno una chiave di lettura da sopra. Anzi, la tesi che io propongo è che è dalla corretta interpretazione di questa espressione, mysterio iniquitatis, che dipende anche la corretta comprensione del pensiero di Illich, in particolare della sua lunga, straordinaria battaglia contro quella che per intenderci possiamo chiamare la modernità. Io penso infatti che se la critica di Illich della modernità è incomparabilmente più pregnante di quelle che sono state prodotte negli ultimi 100 anni sia a destra che a sinistra, ciò è appunto per il suo spessore teologico, da cui non può essere separata. Il fatto che ci tengo a dire, io ho incontrato tardi il pensiero di Illich, ma penso che un pensiero oggi che non si misura con la critica della modernità che Illich ha svolto non vale nulla. Nei due testi che ho citato, Illich lega strettamente il tema del mysterium iniquitatis alla sua tesi nota della corruptio optimi pessima, cioè della corruzione e del pervertimento della Chiesa che diventa la matrice di quella forma speciale di male, di perversione che definisce la modernità, secondo Illich. Nell'intervista del Tele, Illich sottolinea con enfasi, per lui forse inconsueta, con un'enfasi particolare, questo nesso costitutivo fra corruzione della Chiesa e modernità. Come spiegare questo male straordinario che non si è visto in altre società, ma solo là dove è stata importata la società occidentale? E qui, a mio parere, che il mysterium iniquitatis mi fornisce una chiave per comprendere il male di fronte al quale oggi sono e per il quale non so trovare parole. Come uomo di fede dovrei chiamarlo il misterioso tradimento, la perversione di quel tipo di libertà che i Vangeli hanno portato. Ora, quello che ci ho balbettato qui, impreparato, come sai, parlando liberamente, ho evitato di dirlo per 30 anni, quindi vedete che è sotteso a tutto l'opera di Illich. Ti assumerai la responsabilità di farmi dire questo in questo momento estremo, sottolineo in questo momento estremo, che non è solo perciò la vita, la biografia di Illich, tardi nella sua vita, ma anche in questo momento estremo della storia della società occidentale, in un modo in cui gli altri possono sentire. In altri due passi dell'intervista, adesso adesso chiaramente ribadito, è messo in forte connessione, ma come già avete visto in questa fase estrema, messo in connessione col tema escatologico della fine dei tempi. I profeti, scrive Illich, annunciarono, cito, un mistero, il mistero del male, il mistero iniquitatis, annunciarono che la Chiesa era, ovunque fosse, l'ambiente nel quale poteva annidarsi l'Anticristo. Annunciarono, ed è qualcosa di biblico, il mistero del male, del male ultimo che condurrà il mondo alla sua fine, una fine che è già presente, ma che viene ritardata per il momento, non avete che da leggere il Nuovo Testamento. Ciò che colpisce del passaggio dalle primissime generazioni cristiane alla cristianità dell'Europa occidentale è il fatto che questo mistero del male di cui gravi dalla Chiesa scomparve dagli insegnamenti della Chiesa e dalla preoccupazione. Lo si ritrova più volte nelle preghiere, negli scritti e nelle prediche dei mistici e dei fondatori, ma la Chiesa romana e anche la maggior parte delle Chiese riformate non incardinano la fede nella sua esistenza. Più avanti, nello stesso testo, il nodo fra mistero del male, Chiesa, modernità e fine del mondo. Vedete, c'è qui, ci stringe proprio un nodo fra questo mistero di iniquità, se cercheremo di capire che cos'è,
la Chiesa, la modernità e la fine del mondo. Ilitch afferma qui che il mistero di Iniquitatis, che ha covato a lungo, dice, nella storia della Chiesa, si manifesta oggi in piena luce, in una prospettiva chiaramente apocalittica. Cito, perciò, attribuire l'idea che la nostra sia un'epoca post-cristiana sarebbe completamente sbagliato. Io credo che la nostra sia l'epoca più esplicitamente cristiana, che potrebbe essere molto vicina alla fine del mondo. Ecco, mi pare che, no, per queste citazioni sia necessario raccogliere l'invito di Ilitch, che nel passo citato evocava discretamente il testo da cui proviene l'espressione mistero iniquitatis, quando dice non avete da leggere che da leggere il Nuovo Testamento, naturalmente lo sapete, si riferisce al fatto che questa espressione si trova nella seconda lettera ai Tessalonicesi di Paolo, un famoso passo. Ecco, mi pare necessario quindi tornare a questo testo, e anche perché l'affermazione di Ilitch, cioè secondo cui il mistero è scomparso dagli insegnamenti della Chiesa, mi pare vada precisata. È vero che è scomparsa, ma più precisamente ciò che è avvenuto è che una nozione, questa del mistero dell'anima, che aveva il suo senso proprio soltanto nel contesto eschatologico, è stata estrapolata da questo contesto e trasformata in una specie di nozione ontologica, ontoteologica, intemporale, che trasferisce in Dio stesso il mistero del male. Dopo le due guerre mondiali e lo scandalo davanti agli orrori, ha spinto, mi sembra, filosofi e teologi, fondandosi sul momento kenotico del Cristo, a radicare in Dio stesso il mistero del male, in una sorta di mostruosa, perdonatemi il termine, cacochenodicea, cioè una giustificazione del male attraverso la kenosis, con un totale oblio del suo significato eschatologico e storico. Così l'Università Gregoriana ha potuto pubblicare nel 2002, col titolo Mysterium Iniquitatis, gli atti di un convegno in cui il testo della lettera paulina non è mai citato, cosa che lo stupisce dal momento che poi si poteva leggere invece nel libro che, cito, il mistero del male è una realtà della nostra esperienza quotidiana che non riusciamo a spiegare o a dominare. Mi pare purtroppo che anche autori come Sergio Quinzio, che Ilitch cita con simpatia, e che rimproverano alla Chiesa l'abbandono dell'escatologia, finiscono anche loro con trasformare questo dramma storico della fine dei tempi in una struttura autoteologica. Si tratta certamente, mi pare, di un gesto gnostico, o come ha suggerito Fabio, di un gesto semi-marcionita, che oppone non due divinità, ma due attributi della stessa divinità, in una sorta di ambiguità originale, che soprattutto nei filosofi si ispira di una miscela tra l'ultimo scelto e lo studente. E in ogni caso questi teologi e questi filosofi finiscono per dare al male un'assise teologica. E quello che vorrei dimostrare invece è che in Ilitch il senso di questo, dell'uso di questo sintagma è completamente diverso. Quindi farò una breve adesso analisi testo paulino, perché mi sembra necessario proprio perché questa interpretazione potrebbe finire con stringere sul pensiero di Ilitch, fraintendendone e alterandone il gesto. Permettetemi di leggere rapidamente il passo, per chi non lo conosca, la seconda lettera di Tessalonicesi 2.1.12, da cui Ilitch trae la citazione. Vi chiediamo, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e la nostra riunione con Lui, di non lasciarvi subito turbare nel pensiero, né farvi spaventare da ispirazioni o da discorsi o da una lettera che si pretenda nostra, quasi che il giorno del Signore fosse in mente. Non vi inganni nessuno, o forse posso indicare sia già arrivato, non vi inganni nessuno in alcun modo, poiché se prima non verrà l'apostasia e si manifesti l'uomo dell'anomia o del peccato, il figlio della distruzione, colui che sta contro e si leva al di sopra di tutto ciò che è detto Dio e oggetto di culto, fino a insediarsi nel tempio di Dio, mostrandosi come Dio. Non ricordate che quando ero presso di voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che trattiene, tocca a te con me, affinché sia manifestato a suo tempo.
il mistero della nomina, questa è l'espressione che la Vulgata traduce mysterio iniquitatis, mysterio est anomia, il mistero della nomina, letteralmente dell'assenza di legge, è già in atto, solo che sia tolto di mezzo colui che trattiene. E allora sarà disvelato il senza legge, l'anus, la Vulgata traduce l'iniquo, che il Signore Gesù annienterà col soffio della sua bocca e renderà inoperante con l'apparizione della sua venuta, della sua parusia, la cui venuta dell'uomo, di quell'inimico, sarà secondo l'essere in atto di Satana con ogni potenza, miracoli e falsi prodigi e con ogni inganno dell'ingiustizia per coloro che si crederanno, perché non accolsero l'amore della verità per salvare se stessi. Questo è il passo a cui si riferisce, passo che vedete si riferisce quindi alla fine del tempo. Quando la Chiesa si interessava ancora all'escatologia e quando aveva chiuso il suo ufficio escatologico, questo passaggio straordinario aveva naturalmente mosso e attirato l'abilità ermeneutica dei padri della Chiesa, da Ireneo, da Girolamo, Ippolito e Agostino. L'attenzione degli interpreti si è concentrata soprattutto sull'identificazione di questi due personaggi, questo colui che trattiene, questo potere catecontico che trattiene, e l'altro l'uomo dell'anomia, l'uomo del peccato, o semplicemente senza legge. A partire da Ireneo, questo secondo personaggio, l'iniquo, era stato identificato, perché Paolo non conosce l'espressione, con l'anticristo della prima lettera di Giovanni. Dopo Ireneo questa interpretazione diventa un luogo comune, si trova in Ippolito, Rigere, Tertulliano, Agostino, ed è diventato un luogo comune. E quello che vorrei far sottolineare è che ogni volta in questa interpretazione dell'anticristo, sempre l'anticristo è un personaggio in carne e ossa, un personaggio storico, per esempio Nerone, una delle identificazioni che abbiamo proposto è Nerone, o anche quando si tratta di personaggi immaginari come fare la Tenos e Teitanos, sempre però un uomo in carne e ossa, come giustamente sottolinea Peterson, non è un demone, no? È un uomo, un personaggio storico. Siamo nella storia. Allora, questo allora l'anticristo, chi è allora invece questo potere che trattiene? Lascio la parola a Agostino che riassume un po' quali erano le interpretazioni a suo tempo, che non sono molto cambiate. Agostino diceva: noi non sappiamo che cosa voleva dire l'apostolo, che significa infatti il mistero dell'iniquità è già in atto, solo colui che ancora trattiene finché non sarà messo da parte, finché l'inico sarà liberato. Così dice, confesso che non capisco quello che dice, tuttavia non tacerò le interpretazioni che se ne danno. E cita due gruppi di interpretazioni sostanzialmente. Uno che dice, questo potere che trattiene è l'impero romano. L'impero romano, e poi allora quindi coloro che sostengono che è l'impero romano, poi pensano che l'anticristo sia Nerone, eccetera. Agostino dice, la grande presunzione di questa ipotesi non cessa di sorprendermi, però aggiunge, è tuttavia molto possibile che le parole dell'apostolo si riferiscano proprio all'impero romano. Il secondo gruppo di interpretazioni che Agostino cita, invece nel potere che trattiene, e poi nella conseguente apparizione dell'anticristo, qualcosa che riguarda invece la Chiesa. Cioè, si dice Agostino, altri pensano che le parole dell'apostolo si riferiscano unicamente ai malvagi e agli ipocriti che sono nella Chiesa, fino al momento in cui il loro numero formerà il popolo dell'anticristo, e questo è il mistero dell'iniquità, perché è nascosto, eccetera eccetera. Anche se Agostino non cita chi sono questi autori che fanno queste due interpretazioni, è facile interpretarli. La prima interpretazione, quella che vede il potere che trattiene nell'impero romano, è identificabile, insomma, comunque sotto il segno di Girolamo, che in vari testi, per esempio nella lettera ad Algase, anche in altri testi, dice proprio chiaramente questo: il potere, quello che Paolo intende dire è l'impero romano, e solo non lo poteva dire chiaramente, altrimenti l'avrebbe versato.
Il secondo gruppo invece che ci interessa ora di più, che è quello che invece dice che il passo di Paolo si riferisce alla Chiesa, no? All'elemento mandato della Chiesa, anche questo è facile identificarlo, proviene da Piconio. Piconio è un personaggio interessantissimo, a cui il cardinale Ratzinger ha dedicato uno studio nel 1956, ma è importantissimo perché senza Piconio non ci sarebbe la città di Creus, cioè la città di Dio, perché così non avrebbe potuto scrivere senza Piconio. Piconio ha scritto varie cose, ma ci è stato conservato soprattutto il suo Liber Regularum, che è considerato come il primo testo sull'ermeneutica dei testi sacri, ma non è affatto soltanto questo, perché con un veramente gesto geniale, simile a quello dell'Archeo Benjamin, Piconio ritiene che la dottrina coincida con le regole dell'interpretazione, cioè quindi esponendo le regole dell'interpretazione della scrittura si espone alla dottrina. Quella che ci interessa è la seconda regola, che si chiama appunto De Domini Corpore Bipertito, perché è bellissimo, il corpo di Dio, del Signore, cioè la Chiesa, è diviso. È diviso, quindi c'è una Chiesa nera, fusca, e c'è una Chiesa nera, fatta dei giusti, nello stato presente queste due Chiese sono indissolubilmente confuse, mischiate, cosa di Sacra Agostino, e però si divideranno al momento decisivo, alla fine dei tempi. Dice Piconio, questo avviene dalla passione del Signore fino al momento in cui la Chiesa che trattiene, la Chiesa, uscirà dal mezzo del mistero del crimine. Lui conosce evidentemente una versione della lettera in cui si leggeva il Mysterium Facinoris, quindi uscirà dal mistero del crimine, e perché al momento venuto l'impietà sarà liberata, come dice l'Apostolo. Interessantissimo, questo mostra quindi che Piconio, in quest'epoca, quindi conosceva un tempo escatologico in cui sarebbe avvenuta la separazione delle due chiese, dei due popoli. Quindi c'era già ben formata a quest'epoca una scuola di pensiero che vedeva il catechon che Cristo messo connesso nella Chiesa. E quindi nella Chiesa anche il ritardo della parousia. Queste sono appunto queste interpretazioni, ha avuto una lunga storia, e ci sono due, secondo me, nella modernità, due, cito solo due punti importantissimi, però, che corrispondono a queste due tesi. Alla prima, quella che vede nel catechon dell'impero romano, è naturalmente la posizione di Carl Schmitt. Carl Schmitt, come sapete, ritiene che l'unico modo possibile di considerare la storia dal punto di vista cristiano è quella di vedere nell'impero, in generale non il potere delle istituzioni, ma il potere statale, che è l'elemento che trattiene la fine del mondo. Questo lo dice nel suo libro sul nonno della terra, ma già nel 1948, in una nota curiosa, quasi ironica, di diario, scrive: per ogni epoca degli ultimi 1948 anni, perché si scrive nel 1948, si deve nominare un elemento che fugge dalla catechon. Il posto non è mai rimasto vuoto, altrimenti noi non saremo qua. Cioè si deve già stata la fine. Ecco, la seconda ipotesi invece, quella che vede nella Chiesa, catechon, il passo provino, è quella di Illich. Illich viene senz'altro da Piconio. Come sapete, secondo Illich, il mistero iniquitatis non è altro che la corruzio optimi pessima, la perversione della Chiesa che, concependosi come una societas perfetta e istituzionalizzandosi come tale e istituzionalizzando il comando cristiano dell'amore, ha fornito allo Stato moderno il modello della sua presa in carica dell'umanità. E nella prospettiva di Illich, che è anche quella di Piconio, la Chiesa e l'Anticristo sono distinti, ma in qualche modo coincidono, perché dal seno della Chiesa nera esce il popolo dell'Anticristo. E quindi, appunto, in un certo senso, la Chiesa insieme a Catechon e Anticristo, e quindi qui la difficoltà della Chiesa nel cercare di ritardare la modernità che essa stessa ha partorito. Questa mi pare una definizione perfetta della Chiesa oggi.
la Chiesa oggi cerca con tutti i mezzi di ritardare la modernità che la Chiesa stessa ha partorito. Quindi si può cercare di porre dei limiti a qualcosa che, secondo lì, ma credo che questa sia una diagnosi, scusa, secondo me, di limitare. E quello però che volevo sottolineare, quello che mi interessava sottolineare, perché sono tornato a questo passo, perché volevo sottolineare nel passo paolino il fatto che Paolo si riferisce a un momento l'escato, nel momento ultimo, alla fine dei tempi, che per lui però è una sorta di abbreviatura o di scorcio della storia. Comprendermi questo mistero dell'iniquità significa comprendere qualcosa che concerne l'escatologia, che concerne quindi questo dramma, questo scorcio drammatico della fine dei tempi che avviene alla fine. Anche Paolo dice chiaramente nella lettera ai Corinzi che nell'escaton non ci sono più interpretazioni tipologiche, metaforiche, non si può dire a questo è la figura di quest'altro. No, alla fine dei tempi c'è solo storia.